Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel quinto episodio di Totally Accurate Simulator. Una volta tanto mi sono ricordato che episodio era e quindi niente, iniziamo. Oggi vedo di portare tipo metà della challenge campaign, così almeno verranno più episodi, ma almeno sono più corti e quindi sono migliori, dai. Allora, non è che ho sbagliato campagna? No, ok, è questa. Allora, qua ci sono tanti vichinghi, tra cui Testaburro, quelli con due asce e quelli che ti tirano i ghiaccioli. Quindi, top, vichinghi contro vichinghi. Cosa potrebbe mai andare storto? Vai, signor rematore, vendichi il tuo cugino dell'episodio scorso. Può farcela. Tanto il Titanic 1, 2, 3 sta affondando di nuovo. No, voi andate da quelli là, che se poi ci congelano è una brutta storia. Cioè, devo dire che ha quasi funzionato. Che capriolo atletico ho fatto. Aia. Non fosse stato per gli arcieri di ghiaccio, avrebbe anche funzionato. Ha funzionato, perfetto, perfetto. Bello che la maggior parte delle volte in cui le cose funzionano, io in realtà ci avevo già pensato prima, avevo detto no, ma non può possibilmente funzionare, ma figurati. E alla fine, niente, allora, qua abbiamo un bel po' di grechi. Sì, lo so, si dice greci, però l'ho detto apposta. No, le case non sono fatte di aria, le case sono fatte di casa. Proviamo ad usare Zeus, che è sempre stato oltremodo inutile, però magari boh, stavolta io ti credo in te, sarà il tuo momento di gloria. I serpenti li ha presi intanto. No. Ha funzionato! Zeus è utile! Miracolo! Allora, qua abbiamo un cavaliere con dei curatori, dei tipi qua e dei bardi. Oh mio Dio, i bardi! Quelli loro sì che mi fanno paura. Allora, abbiamo tutti i curatori. Allora, vediamo se le balliste funzionano. Se uccidono il principe all'inizio, le altre unità sono pressoché inutili. Ha quasi funzionato. Ok, se sono abbastanza vicini, comunque con un colpo ne prendo tipo 3. Oh no, i bardi mi stanno caricando, che paura. Mi arrendo perché la vittoria praticamente è loro. Guarda con che mosse di danza moderna mi sta combattendo. Però ha perso. Contro ogni aspettativa, perché io avrei dato la vittoria per lui in pratica. Cioè, era quasi segnato. Ok. Zeus prima si è comportato bene, stranamente, perché di solito non lo fa. Quindi mettiamo di nuovo Zeus. Ok, sì, i moschettieri sono un po' inutili in questa battaglia, però li volevo mettere perché perché potevo. Ok. Vedi che Zeus in fin dei conti non è poi tanto inutile. Ok, qua abbiamo dei tipi che ti lanciano i corvi. Sarei tentato di usare le balliste, però poi ho paura che me le uccidano prima del tempo. Quindi io metto delle balliste e poi dei bardi davanti che devono attirare l'attenzione dei corvi. Posso riuscirci, io credo in me.
Devo fornire abbastanza bersagli per i corvi, così almeno i corvi sterminano i bardi e io stermino gli spaventapasseri. Big brain time. Ok, l'ho colpito. No, 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 no. Adesso arrivano i corvi, però se il mio colpo arriva prima è... Porca di quella... Dai. No, 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 no. Ah, ok, bene. Sapevo che poteva funzionare. Me lo sentivo dentro. Ok, qua è più o meno la stessa situazione di prima. Ah, però ci sono gli halfling. Ah, stavo per mettere le balliste, invece no, niente balliste perché sono cattivi. Allora io no, non posso usare gli spaventapasseri, però posso utilizzare i tiracoltelli. No, io ti consiglierei di sparare prima agli harvester perché sono giusto una minaccia un pochino più impellente degli halfling. Ok, sono rimasti solo gli halfling, quindi... Aspettate ragazzi, devo affilare i coltelli, state fermi, bravi. A volte bisogna affilarli i coltelli, perché a volte serve, ragazzi. Allora, qua ci sono di nuovo i tre spadaccini, perché non hanno il moschetto, quindi non posso dire i tre moschettieri, quindi uso... Ah, due baliste posso usare, però. Due baliste e due tiratori di serpenti. Ok, se riesco a resistere in tempo per uccidere anche l'ultimo, pratica è fatta. Sì, bravo, bravo, fungimi da bersaglio, bravissimo. Sicura una vicenda. Ah, che loro sono avanti, eh. Ah, che loro non hanno bisogno di ste robe moderne come la medicina, no, 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 loro ti curano con la luce. Magari cadono tutti in acqua nel tentativo di prendermi, sarebbe troppo bello. Però mi tira le mele, se mi tirate le mele non siete simpatici. Signore, la terza mela che mi tira è la terza mela che mi manca. Ok, magari uno swordcaster con qualcuno davanti. Sperando funzioni. Ok, credo stia funzionando perché non mi pare di star perdendo e quindi in teoria funziona. Se non perdo sto vincendo. Geniale. Qua c'è un mammut. Perché ho l'impressione che sarà più di uno e questo è solamente nascosto? Vabbè, se è uno. Sapete già la storia. Ballista. No, sembra uno. Forse perché mi dava pochi soldi, ecco perché. Vabbè, ma non credo sia un problema. A meno che tu non sia Orbelo. Appena detto. Vai via, vai via, vai via. Ok, ho vinto lo stesso. Avrei vinto prima se i miei ballistai avessero la mira, però oddio. Si può pretendere tutto, ragazzi. Io direi che è il momento di gloria per gli appendiabiti perché devono apparire almeno una volta in ogni livello. Se no non sono contento. Mi tirano le cose, che maleducati. Vi insegno io l'educazione brutta. Brutti pe... ma mi hanno quasi ucciso. Sa che sia colpa tua. No, sono morto, com'è possibile? Io non posso morire, io sono immortale. Ok, però ho vinto, quindi... Un piccolo prezzo da pagare per la vittoria. Ok, qua ci sono tanti tipi con gli scudi. Altri tipi con altri scudi e tipi senza scudi. Quindi io direi che... Allora, vediamo, vediamo.
se li bruciassimo tutti ancora prima che escano dalle strade? Questa è una buona mappa pericolosa perché devono per forza passare in questa stradina, quindi vengono per forza bruciati mentre tentano di superarla. Ah, sono funzionati. Tutto affonda, non solo le navi. I draghi affondano oltre a volare, come abbiamo visto lo scorso episodio era. Ho vinto inaspettatamente. Non mi aspettavo che. Boh, gli applicimenti. È il momento di gloria per i miei appendiabiti. Andate, appendiabiti. Vabbè, un singolo appendiabito però. Non è importante quanti appendiabiti hai, ma come appendi gli abiti. Qua ci sono dei tipi con le asce, quindi. Ma usiamo un po' di Swordcaster. Ah, ma ci sono i tipi dentro, ovviamente ci sono i tipi dentro. Vabbè, ma si possono occupare. Ah, però questi c'hanno gli scudi, sti antipatici. L'importante è continuare ad andare indietro così loro non hanno possibilità. Ok. Anche se erano di più dei previsti, me la sono comunque cavata. Allora, no, non posso né usare né Zeus né i miei appendiabiti. Questo complica un po' con le cose. Sì, le complica un bel po' in realtà. Ma usiamo i maghi delle ossa che hanno comunque un attacco ad aria e quindi se li prendete tutti. Aspetta, sbaglio? Ne ho visto uno che c'aveva un singolo occhio. No, perché può succedere anche che abbiano un singolo occhio. Però. Siete morti? No, ok, lei è vivo. Non. Devo chiamarle qualcuno, signore. Allora, qua ci sono delle. Vabbè, le tipe e i venditori di pozioni. Poi vabbè, venditori di pozioni. Minchia, per essere pozioni del genere. Secondo me sono scoreggi in bottiglia. L'ho già usata questa battuta, ma sono serio. Usiamo lui e due conti Dracula. Ah, è vero, i venditori di pozioni. Sarebbe anche fattibile se non mi tirassero tutte queste pozioni. Ah, mi avete mancato circa. Aia. Morite. Perfetto, victory. Qua abbiamo dei gruppi di co di Squire, com'è che si traduce? Tipo. Vabbè, di assistenti dei cavalieri con relativi preti, perché si sa che i preti in battaglia sono molto utili. Vabbè, loro hanno i preti e noi abbiamo entità misteriose che affilano i coltelli contro la tua faccia. Vediamo se riesco ad accerchiarli e uccidergli i loro curatori, così poi è facile. Ah, adesso chi ridete voi perché siete tanti. No, rido io perché ho vinto, haha. Questa è una. Appunto, freccia. Odi. Gli appendiabiti sono sempre utili. Loro mi stanno proprio indicando, quindi vogliono proprio essere appesi. Quindi, lo chiedete con così tanta gentilezza, io come faccio a dirvi di no? Basta chiedere, davvero. Allora, qui abbiamo dei tipi con le carriole, quelli che ti tirano le pozioni e questi qua con le balle di fieno addosso. You know what? More appendiabiti. No, non posso. More appendiabiti e tiratori di frecce.
voi che con le vostre carriole mi venite contro, non sapete a cosa vi opponete, vi opponete al grande e poderoso appendiabiti, colui che appende gli abiti, da cui il nome. Per questo episodio è tutto, e nella prossima puntata continueremo e finiremo questa campagna. E quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio e ciao a tutti!